Buongiorno e buon caffè. A house divided, una casa divisa, è un'affermazione che fece Abramo Lincoln durante la guerra civile per descrivere la situazione degli Stati Uniti divisi tra nord e sud. Parto da una situazione che mi sta amareggiando molto e che parla proprio di divisioni. E vorrei proprio partire sparando due o tre citazioni, perché direi che se non partiamo dalla saggezza che ci arriva dalle sacre scritture, dalla sapienza antica, facciamo poca strada. Allora, vorrei cominciare dicendo che proprio guardo degli appunti perché mi sono preparato con attenzione su questo argomento che mi sta molto a cuore, che proprio una casa divisa in se stessa, la citazione di Lincoln era questa, non si regge, non può stare in piedi, mentre al contrario, frater qui adiuvatura fratre, un fratello che è aiutato da un fratello, quasi civitas firma, è come una città fortificata, una città murata, una città ben difesa. E poi, oltretutto, per coloro che in qualche modo si rifanno alla figura di Cristo, al Vangelo, alla religione cattolica, alla religione cristiana, beh, sappiamo bene che il simbolo per il quale dovremmo essere riconosciuti è che ci si ami gli uni gli altri come io, come lui, ha amato noi. Anticipo che questo caffè sarà un po' più lungo, ma merita, perché credo che sia una riflessione importante da fare. Allora, è chiaro che un problema c'è, un problema di divisione c'è, un problema di differenza di modalità c'è, non una differenza di obiettivi, questo è il punto sul quale vale la pena riflettere, perché se il problema c'è dobbiamo capire perché e come risolverlo. Perché è semplice detto? Perché siamo uomini, siamo creature, siamo bagnati, intrisi nei nostri limiti, siamo intrisi nelle nostre piccinerie. Io per primo, voi sapete benissimo che potete prendere ed elencare tutti i vizi che vi vengono in mente e io posso alzare la mano e dire ce l'ho per primo, ce l'ho in prima fila, quindi non sto certo dicendo che ci sia un errore di altri, no, assolutamente no. Siamo intrisi dei nostri limiti e soprattutto quando ci mettiamo dentro con il cuore, dentro un progetto, questo progetto può diventare il nostro idolo, così come spiega bene Don Ugo Borghello. Può diventare il nostro idolo per cui noi non capiamo più niente, siamo talmente dentro che tirarcene fuori diventa complicatissimo. Allora, che cosa si deve fare? Beh, si deve guardare al passato soltanto se nel passato c'è la causa prima, la fonte di tutti i problemi che dobbiamo in qualche modo strappare per risolvere il problema. A volte però capita che questa causa sia oramai sconosciuta. Pensate a certe faide che nascono magari da uno sgarro tra due fratelli e che poi si tramandano per generazioni. E oramai non si sa più perché si sia nemici gli uni degli altri, perché si è persa di vista del tutto tutta la ragione. Un po' come la storia del figlioque che divide la Chiesa cattolica da quella ortodossa. Si è perso di vista l'origine, non si capisce come si fa a uscirne perché ci si è abituati. Ecco, non vorrei che questo capitasse. Vorrei invece che si prendesse di petto la vicenda e si cominciasse a ragionare su come fare per uscirne. Innanzitutto dobbiamo gestire il tutto con la massima carità, sempre il rispetto e nient'altro. Perché si può dissentire anche con carità. Non è mai una questione di appartenenza, non è mai una questione di chi sta da che parte. Non dobbiamo far diventare le divergenze quelle famose, citate e condannate da San Paolo. Io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cristo. E io sono di chi? Il punto vincente è cercare una soluzione a un problema e non cercare un colpevole. Il punto vincente è guardare avanti, all'obiettivo. Cercare di concentrarsi sull'obiettivo comune, perché l'obiettivo comune non impone un'unica strada, non devo guardare al piano d'azione, non devo guardare alle mie scelte operative, devo guardare all'obiettivo, perché la Chiesa ci insegna che gli obiettivi si raggiungono anche con la ricchezza delle differenze. Guardiamo la ricchezza dei movimenti, delle istituzioni, dei carismi che c'è dentro la Chiesa, tutti per un comune obiettivo e nessuno che possa dire all'altro tu sbagli a fare così. No, faccio così perché questa è la mia strada e siccome le persone hanno infinite strade, queste strade vanno percorse in maniera parallela, sapendo che alla fine le parallele convergeranno nell'obiettivo comune. Dobbiamo concentrarci sull'obiettivo sapendo fare un passo indietro dall'ego,
dall'io, dalla mia soluzione. Perché la mia soluzione non è detto che sia sbagliata, ma questo non vuol dire che sia sbagliata la tua. Cercare di ritrovare l'unità su questo, cercare di ritrovare l'unità su una comunità di intenti, lasciando perdere tutto quello che è successo, perché fa parte della vita, lo sappiamo benissimo, lo sappiamo, lo sperimentiamo tutti i giorni. Ma come facciamo poi a dire che nelle nostre famiglie la bellezza dell'imperfezione sta nel recuperare, nel volerci bene, nell'affrontare gli errori e i difetti degli altri per superarli, se non lo sappiamo fare in una famiglia più grande che è la società? Cosa possiamo fare? Qual è il prossimo passo? In che modo operativamente io penso di fare qualcosa? In che modo operativamente io sono disposto a fare un passo indietro dal mio ego per riflettere e rimettere a posto le cose? Questo è il compito che vi lascio e che lascio a me per primo. Buongiorno e buon caffè lungo per oggi e per il futuro.